Lo senti il profumo del mare, Nick? No, però No. c'è un po' di venticello fresco, È là dietro la brezza marina. Siamo Diciamo, sui colli tortonesi. siamo nella vigna Costa del Vento, siamo da Walter Massa, che è il tema della puntata di oggi. Siamo stati in visita alla cantina di Walter Massa il 21 marzo, primo giorno di primavera. Siamo stati accolti da Walter in compagnia del suo alter ego Marco. Descrivere Walter Massa è impresa assai ardua. Pioniere del Timorasso, con la sua sopraffina capacità comunicativa, ha aperto la strada ai produttori dei Colli Tortonesi che hanno creduto in questo sorprendente vitigno. Ha spesso navigato controcorrente, ma questo non lo ha minimamente sfiancato, anzi, lo rinvigorisce sempre più. Al momento della nostra visita era in procinto di lasciare il ruolo di consigliere della Federazione Italiana Vignaioli Indipendente, di cui è stato cofondatore. Vi lasciamo quindi immaginare il fervore che lo animava in quei momenti. Ma lasciamo parlare le immagini, anzi, lasciamo parlare Walter Massa. Ora lì è uno scoglio dove ci pianteremo circa 300 viti di moscato, che stavano in lungo moscato, ne abbiamo due di moscato, che il vicino me l'ha regalata, questa terra lì. Ci sto spendendo un mucchio di soldi, ho tolto un metro di terra buona per poter non ammazzarmi me e poter andarci col trattore come dalle altre parti, e deve crescere la pianta e l'erba, perché non vado a piantare nel deserto. E allora ci ho messo quello che serve per la vita, che sarebbe azoto, fosforo e potassio. Quando poi avrò fatto la vite, non darò più quella roba lì, perché però prima devo indurre un equilibrio. Le cresco e poi materia prima di qualità per andare nei posti giusti nel mondo. Il suo approccio è sempre stato questo, o lei è arrivato ad utilizzare quel che serve, QB? Quanto basta di prodotti chimici, c'è arrivato lei a questo o è partito, tra virgolette, più talebano? No, Ok. no, no, faccio il contrario. Allora, io Ok, va sono bene. enologo Sì. certificato ad Alba da più di 40 anni. E quindi ho fatto il mio corso di entomologia, il mio corso di patologia e tutto quel cazzo che ci va. Ma c'è un fatto che nessuno sa. La mia azienda aveva 12 ettari di frutteto. Quindi la mia formazione è che quando avevo 10, 12, 13, 15 anni, anche meno, i miei trattavano le pesche per fare il raccolto e quindi viaggiavano i fitofarmaci pesanti. Mio papà e mio zio si chiamavano Massa, quindi non si chiamavano qualità di cognome, e quindi puntavano ai vini di Massa e non ai vini di Walter. E quindi ho imparato a mie spese a governare la vigna con equilibrio. Poi c'era mio zio che potava due tralci di vite per vite e io nelle vigne che mi interessavano passavo dopo e gli tagliavo il tralcio. Tanto mio zio appena poteva andare nelle pesche ci stava fino alla fine del raccolto delle pesche, quindi non si accorgeva che io gli toglievo un tralcio. Quindi equilibravo la vigna. E lì ho cominciato a fare di 14 gradi Savassandir di alcol, mentre nel 72 quella vigna lì, che non è il massimissimo della vita, ma non lo cambierei per nessuno al mondo, che è di Barbera, quelli sopra la stradina, era di Barbera piantata in senso contrario. Ha fatto 14 gradi di zuccheri. Nel 90, 18 anni dopo, quella vigna lì che aveva ancora piantata per così perché l'ho stirpata poi nel 2000 e l'ho ripiantata nel 2002, ha fatto 15 gradi di alcol. Questa è la differenza della conduzione che c'è tra un'esigenza e un'altra esigenza, perché io sapevo che se pianto una vite lì qualcuno me la riconoscerà. Che sia l'importatore negli Stati Uniti per una bottiglia che deve vendere, sì che so io, che sia un giapponese, che sia me stesso o noi che, però io ho imparato a condurre la vigna andando a dare alla vite quello che gli serve. Questo è un po' il mio approccio, quindi io cerco di dare tutto ma senza andare a devastare.
Walter ci lascia per impegni precedentemente presi e cede il testimone al Fido Marco, che parte parlandoci delle peculiarità del terreno tortoniano. Le varie striature, tipo lì, vedi, lì c'è un mezzo, arriva fino a metà quella vigna, quel filare chiaro, e poi dopo comincia a esserci un marroncino. Poi hai quattro filari marroncini, verdi, e poi dopo poi comincia un'altra colorazione. Quindi tutte le sfumature che vedete sono poi le sfumature che trovate per le varie differenti percentuali di argilla anziché calcare anziché altre cose, no? Quella bolla chiara, poi dopo c'è questo ocra, ecco, tutte queste sfumature, là quella macchia chiara che comunque rimane sull'ocra, ci sono delle argille là dove ci sta la bigolla, no? Quindi comunque ha comunque una matrice calcarea con una percentuale di argilla, infatti tu li vedi, non la vedi bianca ma la vedi già sul giallino. Quelle vigne vecchie che vedete, più vecchie, è la vecchia Costa del Vento, questa è la prosecuzione che poi sarà, quando sarà ora, sarà la Costa del Vento tra qualche anno, quando Walter deciderà. E anche qui uguale, no? Partiamo da terreni chiari, poi guardate durante il filare, guardate che comunque piano piano si scuriscono, quindi questa qui è di nuovo la peculiarità di è veramente ogni, sembra un po' una banalità, ma ogni filare ha tante differenze che a me appassionano tanto, a prescindere da quello che può essere poi quello che andiamo a bere, no? Tutto questo è il terreno timorasso, che poi sbriciolandosi diventa una sabbia, anche se vuoi, no? Diventa una sabbia. Però questo è sabbia di roccia. La zona del tortoniano è una stratificazione di un'era geologica, come lo è il Langhiano, come lo è il Messiniano. Quindi queste caratteristiche le trovi qui, come le trovi in Langa, come le trovi in Sicilia. E come sempre accade, passiamo alla degustazione di alcuni vini targati Vigneti Massa. Per me il Dertona non è il base, per me il Dertona è un cru base. Perché comunque abbiamo, l'altra sera abbiamo bevuto a Correggio, avevamo un Dertona 2010. Ed è stato quello che mi ha fatto decidere di scegliere quello, perché dico, cavolo, se questo qui dopo 12 anni è così, voglio questo. No. Questo è molto buono, però se c'è col timorasso là lo trovo di più. Sì, poi sì, se mi voglio spingere oltre, apro il Costa del Vento, apro Montecitorio. Quando dicono che il timorasso è un po' alla cieca, è un po' un rosso, è anche in alcuni casi per questa nota motivo, un po' di presenza, no? Questa nota eventualmente di anche un po' di tannino, perché giustamente il raspo ti dà il tannino. Niente amici, da Monleale, da non confondere con Monreale, penso sia tutto. Cioè siamo in Cina. Monleale? No, ma non abbiamo bevuto. Tranquilli ragazzi, noi quando andiamo in giro non beviamo mai. E se lo facciamo, lo facciamo per voi. Speriamo vi sia piaciuta. A noi la visita ci è piaciuta tantissimo. Grazie a tutti e a presto. Quindi i vini del Tortonese danno anche il buon umore. Viva il Monleale, viva il Dertona.